Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo monitor della qualità dell'aria della Yukon. Nella descrizione di questo video trovate il sito della Yukon Air e trovate anche il link per poterlo acquistare. Come sempre, per supportarmi vi chiedo semplicemente di lasciarmi un like e se vi va iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, ma a me dà lo spirito e la voglia di andare avanti e di portarvi su questo canale contenuti sempre nuovi, gratuiti ed interessanti. Mi preme sottolineare che l'azienda produttrice di questo dispositivo è una startup lombarda, quindi avete la garanzia di un rilevatore di qualità totalmente made in Italy. Il progetto Yukon è nato grazie ad un bando europeo per la filiera dello smart living e dalla collaborazione di un team formato dalla società GECA in qualità di partner caprofila del progetto, essendo lei un'azienda con esperienza decennale nel campo dei rilevatori di gas, insieme alla Galliver per quanto riguarda lo sviluppo del software e all'Università degli Studi di Brescia per quanto concerne la fase di ricerca e caratterizzazione dei sensori. La particolarità di questo dispositivo è senza dubbio la semplicità e l'immediatezza con cui riesce a darci visivamente le informazioni sullo stato di salute dell'aria, semplicemente utilizzando tre varianti di colori dei LED posti sulla parte frontale in maniera molto intuitiva. In uno stato ottimale dell'aria i LED si illumineranno di colore blu, come in questo caso. Mentre, in uno stato discreto, i LED assumeranno un colore arancione. Infine, se la qualità dell'aria dovesse essere scarsa, lo Yukon ci avviserà con una luce fissa di colore rosso. Il dispositivo è indicato ovunque si voglia monitorare la qualità dell'aria che si sta respirando, come ad esempio nelle nostre abitazioni, negli uffici, negli studi, ma anche nelle aule scolastiche. Vediamo adesso le caratteristiche tecniche del dispositivo. L'alimentazione è fornita da un alimentatore dato in dotazione da 5V 1A. Il dispositivo si collega al Wi-Fi alla banda 2.4 GHz, dopodiché, una volta configurato, possiamo avere accesso a lui anche da remoto, in quanto possiede un proprio DNS e un'app dedicata. Questa Futures è molto interessante per avere sempre sotto controllo lo stato di salute della nostra abitazione, ufficio o luogo di lavoro in qualsiasi momento e dovunque noi siamo. Per quanto riguarda la parte sensoristica, il dispositivo Yukon possiede vari sensori in base all'elemento da rilevare. Per la temperatura e l'umidità utilizza un sensore digitale precalibrato, mentre per la misurazione dei totali dei composti organici volatili e dell'anidride carbonica equivalente utilizza un sensore a semiconduttore multicella. Per i particolati PM2.5 e PM10 utilizza un sensore laser. Questi sono i sensori per la misurazione per quanto riguarda il modello base. Nel modello Pro abbiamo anche in aggiunta un sensore elettrochimico per la rilevazione del monossido di carbonio, mentre nel modello Pro Plus troviamo anche un altro sensore elettrochimico dedicato per la formaldeide. La durata dei sensori è garantita per 5 anni in un ambiente domestico in condizioni normali. Un plus molto importante è sicuramente il relay opzionale wireless da 10A 250V su corrente alternata. Questo relay ci permette di comandare in modo del tutto automatico, ovviamente in base ai valori rilevati dallo Yukon, ad esempio un purificatore d'aria, un aerator, un aspiratore o un qualsiasi altro dispositivo capace di migliorare la qualità dell'aria. La gestione dell'interfaccia del dispositivo avviene tramite un'app gratuita e dedicata, ovviamente compatibili con sistemi sia iOS che Android. La configurazione è molto semplice, basterà eseguire una semplicissima registrazione tramite email. Dopodiché, per associare il dispositivo, basterà tenere premuto per circa 15 secondi il tasto a sfioramento sulla parte frontale dello Yukon, fino a che i LED non inizieranno ad illuminarsi in sequenza. Dopodiché l'app farà tutto da sola. Una volta terminata la configurazione, avremo la schermata principale con tutti i valori rilevati. L'applicazione permette di verificare nel dettaglio, eventualmente, quale agente inquinante rende l'ambiente indoor insalubre, evidenziandolo come in questo caso. Sempre tramite app è possibile consultare una breve descrizione informativa dei singoli elementi misurati, compresi i limiti di esposizione e, tramite un grafico, anche lo storico dei valori rilevati nell'ultima settimana. Facciamo una breve panoramica di tutti gli elementi che il dispositivo Yukon riesce a rilevare. Come avete già potuto notare, il primo valore rilevato è il totale dei composti organici volatili. Poi abbiamo la concentrazione del particolato PM2.5. Poi la concentrazione del particolato PM10. La concentrazione dell'anidride carbonica equivalente. La temperatura. Infine l'umidità relativa.
Un famosissimo filosofo tedesco replicava: noi siamo ciò che mangiamo. Io aggiungerei che siamo anche ciò che respiriamo. Sebbene respirare è un'azione involontaria, diamo per scontato che l'aria sia pulita e salubre e quindi difficilmente ci preoccupiamo dell'aria che ci circonda e della cura degli ambienti in cui viviamo. In realtà però, come specifica anche l'Agenzia Europea per l'Ambiente, circa il 90% della popolazione è esposta a concentrazioni di inquinanti che superano di gran lunga i livelli minimi ritenuti dannosi per la salute, senza neanche accorgercene. Monitorare quindi la qualità dell'aria in ambienti chiusi dovrebbe trasformarsi in un'abitudine, proprio perché dare per scontato la sua salubrità può compromettere la salute di ogni membro della nostra famiglia. Molto spesso nei miei video vi parlo di inquinamento indoor. Il più delle volte si associa la parola inquinamento allo smog esterno, ma se ci pensiamo bene, anche all'interno degli ambienti domestici possono essere presenti dei contaminanti fisici, chimici e biologici con cui viviamo ogni giorno, ignari dei danni che possono provocare alla nostra salute. Per esempio la muffa, i gas, i fumi, le polveri sottili, la formaldeide, i detersivi e profumazioni varie. L'uomo trascorre in media circa l'80-90% del tempo in ambienti chiusi e un'esposizione prolungata a questi elementi tossici può essere la causa di tanti malesseri come vertigini, spossatezza, mal di testa, occhi arrossati, naso e gola irritati e patologie varie come asma, problemi respiratori e cardiaci. Lo sviluppo di sistemi specifici per il monitoraggio della qualità dell'aria indoor rappresenta non solo un'innovazione, ma anche un passo fondamentale da percorrere nell'ambito delle applicazioni domotiche a servizio delle persone. Specialmente negli ultimi anni, dove alcune normative in merito al risparmio energetico abitativo impongono ed imporranno livelli sempre più alti di coibentazione delle case, permettendo sempre meno un ricambio d'aria con l'esterno, se non attraverso sistemi di ventilazione forzata. A maggior ragione in questi casi, sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria come questo si riveleranno sempre più indispensabili. Infine volevo concludere sottolineando che il dispositivo Yukon si avvale di sensori ad alta precisione ed innovativi, così da permettere la rilevazione della qualità dell'aria non solo con uno scopo puramente gestionale, cioè capire o meno se l'ambiente è più o meno inquinato, ma considerando anche i più importanti aspetti tossicologici, secondo la classificazione e studi stabiliti dalla normativa ISO 16000 e dalle linee guida dell'OMS. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like e se vi va iscrivetevi al canale. Grazie e al prossimo video. Ciao!